Ciao, sono Angelo Mangiapane, guarda qui dietro le mie spalle che è un muscolo, è un fiume che scorre, vivace, frizzante, va, corre verso la sua meta, ciò che è la sua natura, la sua essenza. Sopra di esso un ponte che ti consente di guardare dall'alto la tua visione personale di ciò che accade qua sotto. Bene, è proprio qui, in questo spazio misterioso, in questo luogo sublime, che io ho suggellato la mia relazione intima con la mia parte divina, con la mia parte spirituale. Si chiama Hermes, e Carla Colotti, in arte l'oscura signora, la compagna di percorsi spirituali, mi dice che questa capacità di relazionarsi con una guida spirituale è il modo più sofisticato ed elegante che permette di avvicinarmi a comprendere come funziona la mia propria vita. Questo altro non è che l'unione tra la mia parte espansa spirituale e la mia concreta dimensione carnale. Bene, questo luogo Hermes l'ha chiamato il ponte sopra il tempo. Come è abituato a fare da molto tempo, qualora ha la necessità di comunicare con me, richiama la mia attenzione in modo pressante, mandandomi un segnale forte che mi porta qui a comunicare con lui la sua intenzione a manifestare qualsiasi risultato egli desidera raggiungere. Ti stai chiedendo come fa, vero? Dimmi, E semplicemente, o forse semplicemente non è, mi guida direttamente proponendomi un'esperienza che viva, che influenza la mia percezione, facendomi accettare nuove scoperte, in qualche modo nascoste, o con altri invisibili effetti che hanno familiarità con qualcosa che io, senza ombra di dubbio, definirei il mio talento personale, solleticando e promuovendo e attivando una armoniosa coerenza con le qualità della mia vita, della mia anima. Questo è accaduto proprio tempo fa. Non mi sono stupito quando mi ha rivelato un percorso da lui stesso chiamato il percorso di Hermes. Mi ha detto: Angelo, se vuoi trasformare le tue paure nel potere di manifestare ciò che vuoi veramente, ricevi questo messaggio che io ti do, riflettici e poi trasformalo in una esperienza pratica di cui io ti darò i dettagli strada facendo. Ora devi sapere che le indicazioni che Hermes mi ha rivelato è di raggiungere una parte profonda di me che tutti noi abbiamo. È un principio importante che ci appartiene, è quello che Hermes chiama il principio femminile, la grazia, e il principio maschile, la gloria, per l'uomo. È un principio legato alla nostra essenza, tenuto oscuro e nascosto ai più da numerosissimo tempo, ed ora è venuto finalmente il momento di integrarlo nella nostra vita. È un principio profondo, in modo speciale il principio femminile, la grazia, è stato portato via, spazzato via, rimosso dalla cultura dominante. Hermes mi ha detto: io ti porterò in un percorso ai confini con l'abisso, ipnotico, vertiginoso, e questo percorso lo fai con Carla Colotti, un uomo, una donna, e affini emotivamente, come lo siete voi. Vi darò vigore e desidero benedirvi con una vita ricca e gratificante. Entrambi beneficiate strada facendo di questo percorso che in qualche modo risveglierà le vostre paure, per scoprire con sorpresa di quanto vi hanno influenzato fino a oggi, facendovi vivere in malo modo. Ecco, se mentre fate questi passi avete la sensazione che quello che state facendo vada lento o non produca risultati, semplicemente non fermatevi. Non fermarvi tocca a voi deciderlo. Ora prendete decisioni su come iniziare e poi iniziate. Io sarò lì con voi a guidarvi. Difatti, all'inizio del percorso Hermes mi ha detto categoricamente: il vostro percorso, però, tu e Carla, dovrete impegnarvi fino in fondo per non mollare, perché le resistenze che incontrerete strada facendo, le incontrerete inevitabilmente, saranno molte e molto forti. Le resistenze, appena iniziate il cammino, le vostre resistenze diventeranno sempre più forti e i motori dovranno andare al massimo. Non ci possono essere ripensamenti in questa fase, però sorridete, perché queste resistenze sono comunque il trampolino di lancio che vi permetteranno di volare alto, di recuperare il principio e il potere che vi appartengono, e nello stesso tempo riattivare canali di energia molto potenti
legati alla sacralità della terra nella quale state operando. Per tua informazione ti comunico che il percorso di Hermes, per sua volontà proprio, lo abbiamo condotto a Salò, sul lago di Garda, io e Carla, ma riprenderemo con più vigore questo argomento molto delicato. Bene, sul percorso di Hermes, un altro video che faremo in un'altra occasione, ti descriverò togliendoti ogni curiosità. Con te voglio soffermarmi sul fattore più potente che determina il percorso di Hermes e riguarda un rito che io e Carla Colotti abbiamo eseguito per volontà di Hermes stesso, in una delle tappe del suo percorso. Proprio in una notte calda e misteriosa, la più importante, la più profonda, l'abbiamo chiamato Cogli la prima mela, nella quale vengono utilizzate le mele verdi. Questo è il rito che abbiamo fatto in quell'occasione. La promessa forte di Hermes è che con questo rito tornate in contatto con il principio potente e fondamentale che vi appartiene, che vi è stato sottratto, scippato, e voi, un uomo e una donna in qualche modo affini, lo reintegrerete nella vostra vita. Disinnescate il principio femminile dall'ombra, da quella parte oscura che lo ha ingaggiato per se stessa, proprio per farti vivere schemi ricorrenti e negativi. Praticamente è una tappa nella quale abbiamo toccato con mano le nostre profonde paure, tensioni, fobie, altre emozioni limitanti. Io e Carla abbiamo guardato in profondità dentro di noi, abbiamo coinvolto e alterato il nostro equilibrio personale ed emozionale. In questo stato voglio confidarti che Hermes, in compagnia con i quattro arcangeli, ci è stato accanto. Ci ha fatto comprendere che nessuno, e ti dico nessuna entità profonda, neanche la più animale, possono toglierci il nostro potere personale, che ci appartiene dagli albori dell'umanità. Abbiamo in quell'occasione imparato a controllare e a conoscere le nostre interiori, dove puoi essere in uno stato di potere e restarci e aprirti e conseguire influenze e ricchezza vitale e vera passione. Sai, quando dopo aver toccato le tue fobie, guardato in profondità dentro di te, con ogni probabilità i principi fondamentali che hai riconquistato con il rito Cogli la prima mela diventano la base, il punto di partenza per trasformare nel corso della tua vita dei momenti speciali, importanti, vitali, abbondanti, fino a elaborare delle buone relazioni basate sul reciproco rispetto, sull'amore, sull'approfondimento dell'intimità personale, sviluppando e godendo delle tue doti naturali che possono riportarti velocemente a dare valore alla tua vita e alle persone che ami, intrecciare persino, e per fortuna, le cose materiali e in una influenza potente, senza per questo restarne attaccato morbosamente e possessivamente. Dopo che hai fatto il rito Cogli la prima mela, ti si apre un mondo nuovo in cui sei al posto giusto nel momento giusto, portando valore, portando, non voglio esagerare, felicità nella tua esistenza. E che vuoi di più? Ora fallo, fai il rito Cogli la prima mela. Hermes ci ha insegnato, a me e a Carla, un motto: lo voglio fare, lo faccio. E noi, io e Carla, e sicuramente anche tu, vuoi vivere la vita che ti meriti, che ci meritiamo di vivere? Ok, un ciao, a presto da Angelo e da Carla.